Come è strutturato il programma e quali paesi vi partecipano? Chiaramente il programma Erasmus è il programma dell'Unione Europea, quindi vi partecipano a pieno titolo tutti i paesi dell'Unione, ma Erasmus è anche lo stretto confine dell'Unione Europea perché sono considerati paesi partner a tutti gli effetti la Turchia, la Repubblica di Macedonia, i paesi dello spazio economico comune come l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia. E da questa call, da questo anno 2019, a pieno titolo anche la Serbia. Quindi davvero un grande ventaglio di scelte, una ampia possibilità di scegliere con chi lavorare insieme e soprattutto dove andare per la mobilità, chi accogliere qua nella propria scuola. Oltre a questo, Erasmus esce davvero anche fuori dai confini stretti dell'Unione Europea, non solo con questi paesi che sono davvero parte integrante del programma, ma è possibile fare progetti anche con paesi terzi. Questo soprattutto per il lato universitario, ma anche con la scuola attraverso alcune misure di twinning o dentro un partenariato strategico se quel paese è davvero rilevante per i contenuti e le tematiche affrontate da quello stesso paese. Che cosa è possibile fare? Quindi dove andare, chi partecipa, quali sono i paesi e che cosa è possibile fare? Il programma è strutturato in un modo piuttosto semplice. Ci sono delle azioni chiave, delle misure chiave e due sono quelle più importanti. L'azione chiave 1, che è tutta la parte della mobilità, e l'azione chiave 2, i progetti, i partenariati. Quindi questi sono i due pilastri su cui si fonda il programma. L'azione chiave 1, abbiamo detto, è la mobilità. In questo programma, quello che appunto è il programma Erasmus fino al 2020, per la scuola la mobilità riguarda soprattutto la formazione dello staff, della scuola, quindi i docenti, il dirigente scolastico, ma anche il personale, amministrativo. Tutti coloro quindi che nella scuola ci lavorano. Quindi la mobilità in questo caso è mobilità per l'apprendimento, per la formazione in servizio e quindi è un investimento sulla crescita professionale, lo sviluppo di nuove competenze dello staff. Sono possibili dentro l'azione chiave 1 la partecipazione a corsi di formazione strutturata oppure insegnamento in un'altra scuola o proprio job shadowing, cioè l'opportunità di andare a verificare in un'altra scuola come quella materia viene insegnata in un altro paese. Questo ovviamente affiancando, facendo cosiddetto ombra, job shadowing, al docente di un'altra scuola. Questa è un'attività che ovviamente ha un forte impatto e una forte ricaduta sia nella vita professionale di chi ha avuto questa esperienza, che ovviamente un impatto forte sulla scuola, sulla scuola sia che invia i propri docenti che nella scuola ospitante di questa esperienza di job shadowing. L'altra attività chiave, come dicevamo, è l'attività chiave 2, ossia i progetti, i partenariati. Qui le scuole lavorano insieme ad altre scuole. Ci sono dentro questa azione chiave varie opportunità. Ci sono partenariati strategici per l'innovazione, quindi dove le scuole lavorano insieme a università, a centri di ricerca e da imprese, perché l'obiettivo è quello di dare davvero un impulso all'innovazione didattica, un impulso al sistema scuola. E quindi proprio perché Erasmus vuole essere anche un traino di eccellenze, un
uno sviluppo di curricula e di competenze diverse per tutti gli attori del mondo della scuola. Oppure vi è la possibilità di partecipare a dei partenariati che invece sono tra sole scuole, che hanno come obiettivo lo scambio di buone pratiche, comunque il focus è sulla mobilità, lo scambio di alunni, quindi lo scambio di classi. Questi partenariati sono stati introdotti nel 2018 ed hanno molta fortuna, e su questi si investirà molto anche nel futuro, perché è sulla mobilità degli studenti, degli alunni, già della scuola secondaria, che la Commissione sta guardando. In quello che annunciavo all'inizio di questo intervento, essere il nuovo programma Erasmus 21-27, un programma appunto che metterà molte risorse sui destinatari veri del mondo della scuola, cioè i nostri alunni, i nostri ragazzi, i futuri cittadini europei, e darà quindi tanta opportunità in più a loro di muoversi, di studiare in scuole di altri paesi. Questi progetti tra sole scuole hanno anche l'obiettivo proprio di rendere più inclusivo la partecipazione, quindi sono progetti più semplici, a differenza di quelli sull'innovazione, e permettono quindi un approccio più facile dentro il programma. Questo, ancora una volta, guardando al futuro, sarà un filone importante, perché è attraverso questo strumento che la Commissione, quello dell'Erasmus, che la Commissione vuole che davvero l'Europa sia sempre più inclusiva. Quindi dare dei finanziamenti soprattutto a chi ha avuto meno opportunità, ai cosiddetti newcomers, a tutti quei soggetti che si trovano in situazione oggettivamente svantaggiata, sia da un punto di vista sociale, ma anche geografico o economico. Ecco, quindi questo lo scheletro. Dentro l'azione chiave 2, la piattaforma eTwinning, i gemellaggi elettronici di eTwinning. Su questo ci sono delle lezioni di approfondimento, ma ci tengo a sottolineare come eTwinning sia dentro il programma Erasmus, nell'azione chiave 2, e che proprio per questo, diciamo, essere inserito in questa cornice, dà un contributo fondamentale alle scuole per la implementazione dei progetti. eTwinning può essere usato parallelamente a dei partenariati strategici o K2, oppure a dei progetti di mobilità K1, come strumento proprio di accompagnamento, che aiuta a mettere insieme, a far dialogare le scuole che si trovano nel partenariato, quindi le scuole che hanno appunto un progetto insieme. Ma eTwinning è anche, quindi, dando valore a quello che è l'essenza stessa di questa piattaforma, che è quella di aver creato una grandissima community di docenti, la più grande d'Europa. A questo poi si accompagna anche lo strumento eTwinning come cerca partner, che può essere, per chi non ha esperienza, un punto importante di partenza, perché dentro eTwinning appunto vi è la possibilità di trovare delle scuole proprio per dare vita ad un partenariato. E quindi, soprattutto per chi ha meno contatti, noi lo consigliamo sempre di utilizzare la piattaforma eTwinning anche per trovare dei partner per futuri progetti. Questo è il programma nella sua estrema sintesi, in forma, diciamo, nella sua forma essenziale, delle due attività chiave. Un altro strumento che mi preme segnalarvi,
quando cercate un partner o comunque prima di avviare un qualsiasi progetto o di mobilità o di partenariato è quello della rete di Euridice. Euridice è una rete sui sistemi di istruzione in Europa, quindi anche Euridice è parte del programma Erasmus, in realtà Euridice è una parte che afferisce all'azione chiave 3, quella che riguarda appunto le politiche dell'Unione Europea in fatto di istruzione, formazione e gioventù, ed Euridice è appunto la rete di scambi di informazione sui sistemi scolastici europei. Quindi, se voglio sapere come è organizzato il calendario scolastico in Francia o quali sono le materie curricolari di una scuola finlandese o come funziona la scuola spagnola, tutte le informazioni sono reperibili dentro il sito di Euridice. E sia per i Twinning che per Euridice si può direttamente anche accedere attraverso il sito del programma Erasmus, quindi erasmusplus.it. Questi sono ovviamente gli elementi base di una futura, mi auguro per tutti voi, progettazione in ambito europeo, però lascio poi gli approfondimenti del caso con molti più dettagli, anche tecnici, come cioè fare un progetto, come fare un'application, come scrivere un budget per richiedere un progetto di mobilità o di un partenariato strategico. Ecco, tutti questi aspetti saranno poi ben dettagliati dai colleghi nelle lezioni future. Questo per me è tutto, un saluto, un grande in bocca al lupo e soprattutto buona Europa a tutti voi.